in collaborazione con cari amici e cari amiche di TVRS, ma soprattutto cari amici e cari amiche amanti dello sport, in questo caso del calcio, benvenuti e bentrovati dal vostro Giuliano Gubinelli. Le immagini che vedete sono realizzate dal nostro Pierpaolo Baiocco, insomma la troupe di TVRS è qua al completo. Inizio subito con un augurio a tutti voi che mi state ascoltando, un augurio di pace, serenità, felicità e di buon 2016. E da dove lo mando questo speciale augurio? A voi persone speciali. L'augurio proviene dalla capitale della Fisarmonica, Monica, Castelfidardo centro peraltro, via Leoncavallo per la precisione, vecchio stadio comunale, dove si affrontano per la prima giornata del girone di ritorno del campionato di promozione Marche Girone A Losimana, anzi la Vigor Castelfidardo contro Losimana. Adesso ci sarà un minuto di silenzio, tutti in piedi, per ricordare Silvano Principi, 83 anni, scomparso, ex presidente della grande Osimana. Minuto di silenzio che noi rispettiamo insieme a voi. E gli applausi che sentite in sottoimpressione in questo caso sono gli applausi dedicati al presidentissimo dell'Osimana, come ho detto prima, Silvano Principi, scomparso recentemente, proprio inizio anno, all'età di 83 anni, il presidente di quella che viene definita l'Osimana Bella, quella che dalla fine degli anni 70 all'inizio degli anni 80 arrivò dalla promozione fino al professionismo, ovvero la C2, tanti i derby anche con le squadre locali, tra cui se ne ricorda uno, quello con l'Anconitana, adesso si chiama Unione Sportiva Ancona 1905, all'epoca si chiamava Anconitana, in cui appunto i giallorossi di Principi, del presidente Principi, ahimè scomparso, conquistarono la promozione in C2, addirittura con il lancio della monetina negli spogliatoi. Non erano previsti i rigori all'epoca, e di lì 6 anni di professionismo indimenticabili in C2 dell'Osimana. Intanto lì che riescono a disarmare il centravanti, il veloce centravanti. Adesso è bella questa intuizione che va al limite dell'area, il numero 10, bella cannonata, e poi è Marziani che porta in vantaggio, ma l'arbitro sembra aver alzato, esatto, infatti ha alzato un braccio ad annullare il gol di Marziani. Era stato Pennacchioni al limite dell'area, non chiuso dalla difesa dell'Osimana. Si è ora il numero 11, Castellano, che va all'impostazione, cerca il lancio, questa volta a trovare pericolo, che cerca in mezzo Bediaco, miracolo di Martino, poi Giuliani sulla ribattuta, colpisce la traversa a portiere battuto, ma che occasione! E infatti in questa occasione sulla scivolata di intanto rientriamo in cronaca diretta. Adesso è un bel tiro che non viene bloccato dal portiere Polenta, che invece lo riesce a bloccare in due tempi. Il tiro alle due squadre, ma come vi ho anticipato ci sarà parecchio da recuperare, perché il gioco è stato fermo. Adesso Marziani che va in percussione, il tiro, bravissimo Polenta, che va a chiudere con le ginocchia addirittura. Abbraccio, un bel abbraccio tra i due numeri 11 delle squadre, ovvero Piccini e Castellano. E adesso il signor Biagini fischia
con 5 minuti di ritardo, di recupero, la fine di questo primo tempo, 0-0 tra Vigor Castelfidardo e Osimhen. Meglio la Vigor Castelfidardo, che ha avuto due ottime occasioni da rete, ma ottimo anche l'occasione avuto dall'Osimhen, una traversa di Giuliani. Ci sentiamo tra poco per il secondo tempo. In collaborazione con... Di nuovo in onda, cari amici e cari amiche di TVRS, canale 111, secondo tempo della partita del derby tra Vigor Castelfidardo e Osimhen, primo tempo che si è chiuso sullo 0-0, ma possiamo dire 1-1 il conto degli infortunati, perché sono usciti per infortunio Martino, il portiere della Vigor Castelfidardo, e Vincenzo Bidiaco alla destra, numero 7 della formazione dell'Osimhen, per la Vigor Castelfidardo. Marziani, limite dell'area, dai gole! Che occasione, è stato però bravissimo, Marziani a mettere giù una palla a spalle alla porta per Brasili, settore destro di campo, traversone a centro area, a cercare, attenzione, pericolo, bel tiro di pericolo, Camesi in serie difficoltà pesaresi, ma l'arbitro, anzi guarda lì, non era della stessa opinione ed avviso, e quindi ha concesso e combinato la rimessa laterale. Castorina va al lancio per pericolo, si apre clamorosamente la difesa della Vigo Castelfidardo, e però pericolo non è stato un pericolo questa volta per il Osimhen. Adesso il lancio per Marziani, il duello tra Baro e Marziani, ed è proprio questa l'ultima azione di questa partita, che si conclude 0-0 all'inizio della gara, 0-0 a metà tempo, 0-0 al termine della contesa. Si spartiscono la posta in palio le due squadre, la Vigor Castelfidardo e l'Osimhen, sono a pari punti a 25 punti, adesso sono a pari punti a 26 punti in questo primo match dell'anno, primo match del girone A di promozione. Intanto tanti auguri ancora di nuovo da Giuliano Gubinelli, grazie per le immagini a Pierpaolo Baiocco, adesso sotto con le interviste, e grazie per essere stati con noi. Sandro Leonardi, allenatore dell'Osimhen, 0-0 oggi nella prima partita dell'anno, era la prima partita del girone di ritorno. Che Osimhen è stata? Che partita è stata? È stata una partita combattuta, una partita equilibrata, una partita in cui diciamo che è prevalso l'aspetto, probabilmente l'aspetto temperamentale, l'aspetto della lotta, della combattività, per cui abbiamo retto bene e siamo contenti. Cosa le è piaciuto e cosa le è piaciuto meno della sua squadra? Ma no, devo dire che in definitiva cose particolari no, siamo stati attenti, concentrati, abbiamo concesso poco contro una squadra che ha della forza d'attacco il punto di forza, appunto. E per cui devo dire che dopo abbiamo avuto l'infortunio di Bediaco, che forse ci ha limitato sotto l'aspetto della propositività e delle situazioni magari di ripartenza, però diciamo che in linea di massima, vabbè, così siamo contenti. Quindi l'anno inizia bene, il 2016? Sì, considerando che questo è un campo difficilissimo, e siamo contenti, un passettino per volta, speriamo di raggiungere l'obiettivo. Maurizio Marincioni, allenatore della Vigor Castelfidardo, 0-0 in questo primo incontro dell'anno, era il giorno dell'Epifania, il primo incontro del girone di ritorno di promozione girone A, come ha trovato la sua squadra? Io direi bene. Bene, bene, infatti quando siamo rientrati nel spogliatoio ho fatto i complimenti ai ragazzi, perché
una partita così, insomma, merito i complimenti. La squadra ha provato a giocare dal primo all'ultimo minuto, abbiamo provato a vincere la partita dal primo all'ultimo minuto, avevamo un atteggiamento chiaramente offensivo con tre punti, un trequartista, quindi c'era tutta l'intenzione di poter vincere la partita. Chiaramente sapevamo che Lusimano è una squadra molto quadrata, anche pericolosa nelle ripartenze, perché il duo davanti Giuliani Pericolo è un duo veramente temibile, però siamo riusciti a controllarli abbastanza bene. Per il resto, ecco, c'è un po' di rammarico, perché magari per l'amore di gioco sviluppato alla fine forse qualcosina in più ci saremmo meritati.